sono il dottor D'Agruma Leonardo, sono un biologo molecolare che lavora presso l'unità operativa complessa di genetica medica dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo in provincia di Foggia. Il nostro servizio fondamentalmente si occupa dello studio, della gestione e della ricerca su diverse malattie genetiche rare. Fondamentalmente è un laboratorio dove viene fatta la diagnosi di diverse malattie genetiche rare, dalla neurofibromatosi all'ipoacusia, alle sordità, al ritardo cognitivo, quindi, e abbiamo a che fare con diversi clinici che afferiscono, diciamo, al nostro servizio sia all'interno dell'ospedale che provenienti da altri centri italiani. Infatti l'ingerenza con altri clinici è tipica della genetica, visto che è una branca che attraversa tutte le branche, ecco, della medicina. Il nostro scopo comunque è quello di essere di supporto ai clinici e ai pazienti affetti da malattie genetiche rare, proprio perché possono trovare una causa genetica, possono fare prevenzione, consulenza presso il nostro centro e quindi essere seguiti dai vari specialisti. Nel corso degli anni è venuta fuori questa collaborazione con l'Istituto Magi di Rovereto, questa collaborazione nasce circa 12-13 anni fa da un incontro tra il dottor Bertelli, responsabile di questo gruppo, e il nostro allora primario dottor Leopoldo Zelante, il quale vide in Matteo un valido interlocutore per poter parlare di malattie genetiche rare. E da questa sinergia, da questa collaborazione, sono venute fuori diversi risultati. Innanzitutto si è ampliato il numero di malattie genetiche per i quali era possibile offrire i test genetici, in parte eseguiti a San Giovanni Rotondo, in parte eseguito presso le strutture della Magi del dottor Bertelli. Questo ha fatto sì che anche l'offerta dei test fosse più ampia e quindi il servizio a diversi clinici italiani, a diversi pazienti e associazioni di pazienti di malattie rare fosse molto più adeguato. Ovviamente questo viene fatto con le tecnologie metodologiche di avanguardia, quindi su questo ci sono dei protocolli diagnostici validati, per cui il risultato è molto spesso un risultato di qualità. Nel corso di questa collaborazione poi sono nati alcuni progetti di ricerca in comune che stiamo portando avanti, che riguardano alcune malattie genetiche rare e che si speri portino dei frutti poi anche sul piano diagnostico, proprio perché siamo sempre convinti che non la ricerca e la diagnostica devono andare a braccetto. Ciò che poi viene prodotto dai risultati della ricerca deve essere poi trasferito sul piano diagnostico assistenziale, e questo è una delle caratteristiche in comune tra i due istituti, tra il nostro istituto di San Giovanni Rotondo e la Magi, proprio perché il nostro obiettivo è avere il paziente al centro dell'attenzione e quindi aiutarlo non soltanto ai fini diagnostici e ai fini assistenziali, e anche seguirlo in un percorso di vita sereno e quanto più possibile tranquillo.